In coda per acquistare i biglietti di Ternana Avellino, bastano 3 punti per blindare la salvezza e l'Avellino avrà al fianco la sua gente. Sì, la gente di Avellino non è mai mancata in queste occasioni, non ha mai fatto mancare il suo sostegno, il suo apporto, e anche in quel di Terni sarà fondamentale la presenza del pubblico biancoverde. Io sono molto fiducioso perché la vittoria con lo Spezia ha regalato anche alla squadra quell'emotività che aveva perso nelle precedenti partite, e credo che a Terni si può andare per fare il risultato. Speriamo che l'Avellino vinca e così ci salviamo e l'anno prossimo di fare un campionato migliore di questo. Tutta la famiglia a Terni? Tutta la famiglia, sì, senz'altro, siamo in 5. Speriamo che vinciamo così l'anno prossimo altra volta Serie B. Lo spirito è quello positivo, la voglia c'è, mi auguro solo che la nostra voglia viene messa in campo dai calciatori e portare a casa questa benedetta vittoria e terminare questo campionato che è stato un poco troppo faticoso per noi tifosi. La voglia assolutamente di proteggere questa categoria a tutti i costi, perché questa città e questa tifoseria non può fare a meno di questa categoria, quindi assolutamente tutti in massa a Terni per difendere la categoria. Come sempre sosteniamo la squadra e gli diamo la giusta carica per portarci avanti in questa battaglia per rimanere in Serie B. 13,50 euro il biglietto, come valuti il prezzo che ha fissato la Ternana? È un prezzo accettabile nella norma, cioè anche in altre trasferte sostanzialmente il prezzo si è sempre mantenuto intorno ai 15-16 euro, anzi forse considerando anche alcune trasferte che abbiamo fatto quest'anno il prezzo è anche piuttosto accessibile. E soprattutto per persone che possono venire, per tanti ragazzi, anche bambini che possono comunque invadere Terni, sarà un bellissimo spettacolo sicuramente. Anche 30 euro per questa partita, assolutamente, poteva costare quello che costava, ma stavolta tutti a Terni in massa, assolutamente senza nessuna preoccupazione di costo del biglietto. Ho letto addirittura di 1 euro per i taglianti degli altri settori, vabbè, quindi vorranno, come dire, un po' fomentare la piazza anche di Terni per non riuscire magari a farci arrivare al nostro traguardo. Ma nessuno ci potrà fermare questa volta. Con molta sincerità, l'ultima partita ci giochiamo la Serie B, pure 30 euro, comunque eravamo già pronti per andare a Terni. No, il costo penso non sia un problema, perché alla fine ho 20, ho 14, tutti quanti sarebbero andati indipendentemente dal costo. Chi può essere l'uomo della salvezza? Castalto, segna pure a Terni Castalto. L'uomo della salvezza, confido sempre in Gigi, il solito. L'uomo della salvezza, chi non, se non Gigi Castaldo, assolutamente, è lui come dire il padrone di questa squadra, è colui che nuovamente per il 7° anno consecutivo da quando sta qui Gigi Castaldo ci porterà di nuovo alla vittoria come sempre.